Bella a tutti ragazzi, qui è Jassa e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, non siamo su strada, ma siamo nel mio box. E voi vi starete chiedendo perché siamo nel tuo box? Beh, siamo nel mio box perché oggi ho intenzione di parlarvi del 701. Anzi, per essere più precisi, vorrei fare una recensione del 701 dopo ben 2 anni di possesso. Quindi, iniziamo subito. Allora, come prima cosa vi dico il modello di moto. Infatti, questo è un 701 Supermoto Model Year 2016. Quindi, per intenderci, monta lo stesso identico motore del KTM 690 SMCR, con una potenza dichiarata di 67 cavalli. Oggi, però, non siamo qui per parlare di dati su carta perché non ci interessano, ma per parlare di dati reali, cioè di quello che io posso dirvi dopo 2 anni. Per prima cosa vi parlerò della manutenzione che fino adesso è stata fatta. La moto ha 15.000 km precisi, direi, e non è stato fatto nessun intervento di manutenzione straordinaria. Sono stati fatti invece interventi appunto per sostituire parti che si usuravano col tempo e con l'utilizzo, come ad esempio la gomma posteriore che è stata cambiata 2 volte, quindi questa qui è la terza gomma posteriore che monta, e la gomma anteriore che invece è stata sostituita solo una volta, quindi questa qui è la seconda gomma. Come vi avevo già detto nel mio Q&A, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere, ho cambiato l'olio, i filtri dell'olio ogni 5.000 km, quindi la moto, diciamo, ha subito fino adesso 2 cambi d'olio, quindi a breve mi occuperò di cambiarlo una terza volta. Ah, mi stavo dimenticando, sono state sostituite una volta le pastiglie del freno posteriore perché erano finite. Bene, detto questo, direi che possiamo andare avanti e parlare, diciamo, delle cose più succulente, quelle che so che di sicuro vi interessano di più. Ovvero, che problemi ha avuto la moto? Ha cambiato qualcosa in garanzia? Ha dei problemi tuttora? Allora, la moto per adesso non ha nessun tipo di problema. Ovviamente mi tocco le palle. E non sono stati fatti lavori in garanzia, diciamo, grossi. Come succedeva a tutte le selle del 2016, col caldo dell'estate gli adesivi si sono staccati, ma sono stati sostituiti in garanzia e quelli nuovi non si staccano più perché non hanno più questo difetto, quindi well done. Invece, una cosa che è stata sostituita 2 volte in garanzia è la plastica del vetro del faro anteriore. Infatti, con la differenza di temperatura tra il dentro del faro che è caldo e il fuori che è freddo, tende a creparsi, e ad un certo punto saltano fuori queste crepe che diventano veramente orribili, non si possono più vedere, perciò il faro va semplicemente sostituito. Ovviamente tutti gli interventi passati in garanzia, quindi io non ho speso un soldo per fare queste cose. A questo punto, ragazzi, arriva, diciamo, la parte più personale di questa recensione, cioè il mio punto di vista, quello che io penso di questa moto. Ho avuto la possibilità di guidarla su tante strade per tanto tempo, e quindi, ragazzi, posso dirvi che questo è esattamente il tipo di moto che io stavo cercando. Infatti, è estremamente leggera, molto reattiva, non ha praticamente momenti di inerzia perché è molto, molto leggera, e quindi da guidare su qualunque tipo di strada è uno spasso, a parte l'autostrada, quella fa schifo con qualunque moto. La tenuta di strada è ottima e le sospensioni sono ben a punto, comunque sono totalmente regolabili, quindi si possono anche modificare nel caso. Io con i freni, ragazzi, mi sono sempre trovato bene, penso che freni molto forte, però ci sono persone che dicono che il freno davanti sia un pochino sottodimensionato e che quindi andrebbe montata una pompa radiale, però sinceramente io non ne sento il bisogno e quindi per quello che devo farci io direi che frena e frena anche bene. Ovviamente, ragazzi, essendo un supermotard non ci si può aspettare questo gran comfort, ma questo lo sapevo perfettamente prima di acquistarlo. Quindi, se state cercando una moto da viaggio con cui fare molti 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 chilometri, non vi consiglio questa moto. Se invece vi serve una moto per divertirvi con i vostri amici, magari nel weekend, oppure per qualche piccolo viaggetto, andate sul sicuro, raga, è una moto troppo divertente. E arrivati a questo punto, raga, devo anche dirvi qualcosa che non mi piace di questa moto. La più grossa di tutte direi che è l'erogazione del motore ai bassi regimi. Infatti è abbastanza sgorbutico e soprattutto in città bisogna usare molto la frizione, altrimenti ci si trova sempre a prendere i calci nella schiena. Però vabbè, da un grosso monocilindrico non ci si può aspettare tanto, da quel punto di vista. Molti di voi mi hanno chiesto se vibra molto e posso dirvi che per essere un monocilindrico non vibra quasi per niente. Per essere comunque una moto vibra abbastanza, nel senso che rispetto a un 4 cilindri di sicuro vibra di più. A parte per il fatto che è scomoda per farsi lunghi tratti in autostrada, non riesco a trovare nessun'altra cosa che non mi piaccia. Infatti è divertentissima, leggera da guidare, consuma poco. Insomma, ragazzi, la domanda: ricompreresti questa moto? La mia risposta è assolutamente sì. Infatti, nonostante il prezzo di listino oltre i 10.000 euro, è l'unico motard stradale attualmente in commercio, a parte l'X T660 della Yamaha, che però è un pochino molle, non è proprio una moto cattiva, diciamo. Ora, ragazzi, vi dirò che modifiche ho fatto alla moto. È stato cambiato il terminale originale con uno scarico della Lovince, omologato ovviamente, che vabbè, oltre ad essere più bello esteticamente, fa anche un sound decisamente più bello, molto brap brap. È stato modificato il portatarga perché quello originale non si poteva vedere, ma la cosa che salta più all'occhio di tutte direi che sono assolutamente le grafiche giallo fluo. Infatti, ragazzi, come potete vedere, sono totalmente personalizzate con il mio numero. Vi dico un segreto: il 22 non è per Pirillo, ma è perché è il giorno del mio compleanno. C'ho
al 22 da quando sono bambino su qualunque cosa. Quindi evitate i commenti da serie numero di Pirillo. C'è anche scritto Jassa anche davanti sulla mascherina. E visto che me l'avete chiesto in tanti ragazzi, queste grafiche sono state realizzate da Hyena.it. Vi invito a passare dal loro sito perché fanno una marea di grafiche per ogni tipo di moto, veramente qualunque tipo di fantasia. E se avete qualche richiesta particolare basta scrivervi via email e loro vi accontenteranno sicuramente. Sono stati cambiati anche gli specchietti perché quelli originali erano un po' a parabola e non erano molto belli. E mi sono dovuto spostare per farvi vedere quest'ultima modifica. Sono stati tolti i gommini dalle pedane. In questo modo sono esposte tutte le puntine metalliche che di sicuro vi danno più grip sullo stivale o sulla scarpa. Mentre le gommine originali, oltre ad essere brutte come la morte, sono anche scivolose da morire. Quindi tipo cosa che va tolta subito appena la moto arriva a casa. E poi è stato aggiunto un paracolpi originale Husqvarna sul manubrio, più per bellezza in realtà che per utilità, visto che non facendo cross e enduro non è che serva molto un paracolpi sul manubrio. Prima che me lo chiedete nei commenti ragazzi, questo cavalletto alzamoto è universale, cioè va bene per qualunque moto, e lo trovate sul sito di 24MX o di XL Moto. Detto questo raga, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver risposto a molte domande o a molti dubbi che avete su questa moto. Se non l'avete fatto vi invito a mettere mi piace e a commentare ragazzi, perché io i commenti li leggo sempre tutti e rispondo a tutti. A seguirmi anche sulla mia pagina Instagram JassaOfficial. E niente ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Una grossa via a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.